Per la rubrica dei medici di Access, oggi intervistiamo il dottor Giuseppe Battagliarin, medico specialista in ginecologia. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Oggi trattiamo un tema molto importante e molto delicato, la prevenzione legata ad una delle patologie più comuni nelle donne in età fertile, la vaginosi batterica. Dottore, ci può spiegare che cos'è e quali sono le cause? Come ogni mucosa del nostro corpo, anche la vagina è sede di una famiglia di batteri. Ci sono i batteri che sono finalizzati, la loro presenza è finalizzata a difendere la vagina, e ce ne sono altri invece che la mettono in difficoltà. I lattobacilli sono i batteri più presenti, che hanno il grande vantaggio di produrre del perossido, cioè insomma l'acqua ossigenata in qualche modo, e che può liberare ossigeno e quindi garantire una determinata costanza della presenza batterica all'interno della vagina. Quando questi vengono meno per i motivi più diversi, per esempio trattamenti antibiotici, utilizzo di lavande vaginali inadeguate o saponi non adeguati, talvolta anche i rapporti sessuali possono essere la causa, anche se non abbiamo ancora capito come si trasferiscono in seguito ai rapporti sessuali. Un determinato gruppo di batteri, cosiddetti anaerobi, che riescono a vivere anche senza l'ossigeno, anzi si sviluppano meglio così, aumentano la loro presenza e mettono in difficoltà l'ambiente vaginale. Chi è più colpito e quali sono i sintomi legati a questa patologia? È una patologia delle donne in età fertile, questo sicuramente. E il sintomo è soprattutto legato a delle perdite bianco-grigiaste, piuttosto abbondanti, che la donna riscontra e che a volte sono asintomatiche, nel senso non danno nessun disturbo particolare se non questa presenza e un cattivo odore. È una ricerca che si può fare anche in ambulatorio utilizzando un reagente per cercare di capire se questo disturbo è presente. Qualche volta è accompagnato da bruciore e difficoltà ad avere rapporti, perché ovviamente la mucosa vaginale resta infiammata e quindi ha una difficoltà la donna ad avere dei rapporti normalmente. Dottore, quali sono i rischi associati? Possiamo dividere in due tipi di rischi. I rischi della donna in età fertile sono soprattutto quelli di avere ciclicamente questi disturbi ed avere una grande difficoltà ad eliminarli con quello che ne deriva. Il fastidio di avere queste perdite maleodoranti ed ovviamente anche il disturbo nei rapporti. Poi invece abbiamo dei disturbi che possono diventare pericolosi durante la gravidanza, perché questi piccoli batteri possono creare delle difficoltà alla prosecuzione della gravidanza, soprattutto causare la rottura delle membrane per un'infiammazione che, risalendo dalla vagina, può interessare le membrane amniotiche. Purtroppo uno screening su tutta la popolazione non ha dimostrato, su una popolazione generale non a rischio, di essere efficace. È molto meglio concentrare questo screening attraverso delle raccolte per fare dei tamponi con delle tecniche di laboratorio un po' più sofisticate che non siano solo quelle culturali, cioè andando a cercare il DNA di questi batteri. È possibile in queste donne fare una prevenzione, un trattamento specifico ed evitare ovviamente questo rischio. Dottore, quali sono le linee guida da seguire in un'ottica preventiva? Dunque, intanto evitare di utilizzare delle sostanze per l'igiene intima che modifichino l'acidità dei genitali. Questo è un dato molto importante. Si è visto che cambiare frequentemente un partner, espone maggiormente a rischi. Quindi anche questo è una riflessione che si dovrebbe fare per cercare di evitare queste recidive. Non è necessario trattare il partner perché non si è visto che questo effettivamente riduca il rischio di recidiva. È importante non utilizzare antibiotici con grande facilità quando soprattutto non ce n'è l'indicazione. E nella fase di acuzie, quando ovviamente i disturbi sono importanti e viene identificata la presenza di questo batterio, fare una terapia che viene fatta con un antibiotico, tra l'altro, che può essere prescritto con grande facilità e a basso costo, ma soprattutto dobbiamo cercare di riportare la flora batterica nella condizione originale,
Quindi riportare il lattobacillo in vagina, esistono oggi questi preparati che si chiamano probiotici, che non fanno altro che riportare questa flora ad una condizione di equilibrio che è quella che renderà a questi batteri anaerobi la vita difficile, quindi l'impossibilità di riprodursi. Un'altra cosa, esistono anche i prebiotici, che non sono altro che sostanze che possono favorire lo sviluppo di questi batteri che dicevamo e che quindi alla fine hanno lo stesso risultato. Grazie dottore per questo approfondimento. Grazie a voi.